magari così, gli occhiali così, capito? Sorbo! Tocca delle palle di me! Siete messo voi! Thank you.
musica! Per carità, se te paoli per una sega, se va all'inferno poco ce frega. Se te paoli per la mignotta, se va all'inferno poco ce importa. E porto carnevale, chi lo seppellirà. La compagnia dei coppi farà la carità. Carità. Se te paoli per una sega, se va all'inferno poco ce frega. Se te paoli per la mignotta, se va all'inferno poco ci importa. E morto carnevale, chi lo seppellirà. La compagnia dei zoppi farà la carità. Fratelli e amici, preghiamo insieme per questo mascalzone. Nella prima risposta si contempla Chiavini Francesco, che ha trovato un grande amore dalla Russia con furore. 5-3-8! 8-10! Sono Rosa Corè! Corè Sono Rosa! Bravi! Contempla Piera del Grello, che con quel testone trova mai il cappello. 5-3-8! 8-10! Sono Rosa Corè! Corè Sono Rosa! Ma chi è sta Sora Rosa? Scusate. Nella terza imposta si contempla Benito della Mafalda, che se prima non bocciava a scuola non andava. 5-3-8! 8-2-10! Sora Rosa Corè! Corè Sora Rosa! Nella quarta imposta si contempla Francesco Natalini, che dai conti correnti è passato ai cavalletti. 5-3-8! 8-2-10! Sora Rosa Corè! Corè Sora Rosa! Nella quinta imposta si contempla il bar dei Brimbri, dove c'è di tutto, anche il caffè. 5-3-8! 8-2-10! Sora Rosa Corè! Corè Sora Rosa! Vada dentro, Satana! Lascia eccellente! Zitti! Lasciate che ci parli io! E la sta zitto, t'ha detto! No, prete, ne ha qua! E non spaccata! Un prete, ne ha qua! Dove è il beccamorto? Dai, no, zucchero! Scusa un attimo, Beccamorto! Oh! Che stai a fare? Mi sta abbassando col lavoro! Eccoli, Eccoli un altro! Altri due giorni! Voglio anche il suo corpo! E dato che è inverno, me lo porto all'inverno! D'accordo! Hai ragione! Però un po' di comprensione. Amore! Questa processione! Va bene, ma fate in fretta, che c'è molto lavoro che mi aspetta. Presto! Andiamo e preghiamo! Preghiamo e cerchiamo con la doppietta! 5-3-8! Sora Rosa Corè! Nella settima imposta si contempla il dottor Minelli, che se chiappa quei ladroni, de sangue gli ne cava due boccioni. 5-3-8! 8-2-10! Sora Rosa Corè! Corè Sora Rosa! Nell'ottava imposta si contempla Pasqualino, che da quando in porta non fa più le cappelle, si è messo un te in casa a fa tortellini e tagliatelle. 5-3-8! 8-10! Sora Rosa Corè! Corè
si contempla Ciccio Rimù, che finalmente ha trovato pace a cavallo sulla bronza di Riace. Galù, 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 e la trenta non c'è più. Sì, Ciampi! 5-3-8! 8-10! Sora Rosa, corè! Corè, Sora Rosa! Nella decima imposta si contempla Remo, il mago del castello, che con la palla di vetro vorrebbe guardare avanti e indietro. 5-3-8! 8-10! Te la smetti di urlare? Dai uno sganasso. Nell'undicesima imposta si contemplano Sauro e Otello il ceramista, uno juventino e l'altro interista. Le cose erano tornate a posto, Sauro sopra, Otello sotto, che ogni giorno la dieta promette, ma continua a mangiare braciole, salsicce e costolette. 5-3-8! 8-10! Sora Rosa, corè! Nella tredicesima imposta si contempla Rossano della Iolanda, che se ne vince la Juve si impicca sulla serranda. 5-3-8! Sora Rosa, corè! Si contempla Federico, il nostro fornaio, che si sposterà da Venezia a Bucarelli con il petto. Speriamo che il bagno gli venga di legno. 5-3-8! 8-10! Yeah.
di essere tartuffo, ma io ho paura di guardi, mi do quelli via da un po'. Ma dai, mi sa da sempre quello. Ballo!
lo saluto a Carmelo. Veniva da lontano e vorrei farti conoscere la verità sulla vita di questo povero di Mauro. Nasce in tenere età. Lascia stare dunque
e mette sui conigli. Lascia Francescone di Dio Martina un paio di panni, così da mettere le porte aprire. Lascio ad Albano Proietti la giocatoria, così tanto le percegne le sanno morte. Lascio a Piero di Nenni una poltrona imponente, visto che vuole fare sempre il presidente. Lascio al presidente della Proloco la magliana di Dani. Però avvisatelo che la devi spolpare. Lascio ai miei compaesani tanta allegria e che il diavolo se li porti via. Queste sono le volontà espresse dal punto a gentile risulta per Francesco. Lascio a Francesco Dio Martina un paio di patti, così le lettere le porta prima. Capito? Questo è una volontà espressa dal deputato Carnevale, nel pieno delle sue facoltà di intendere e di volere, ma non può che l'altra. Thank you.
nome della Proloco ringrazio tutti i partecipanti e tutti quelli che in qualche modo si sono adoperati nel farci rivivere questa mediatica per speriamo che la male totale non so. Allargamoci un po'. Capisco, ma non sa che è.